ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Il cinema italiano sta uscendo dalla crisi con grandi sforzi dopo le difficoltà legate al Covid. A settembre ci sarà una ripartenza definitiva. Ne è convinta Piera De Tassis, presidente e direttrice artistica dell'Accademia del Cinema Italiano Premi David Di Donatello, che in questi giorni è protagonista a Pesaro alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di una lezione sull'identità e la rappresentazione del maschio e l'italiana nel nostro cinema. Per De Tassis è un ritorno a Pesaro. Il mio primo festival è stato Pesaro, ho scoperto il lavoro del festival qua, ho scoperto i colleghi qua, tutti più grandi e più esperti e qua sono nate molte cose, molte collaborazioni. Qual è la situazione oggi del cinema italiano dopo il periodo Covid? Si sta un po' uscendo da una situazione comunque che è stata per un periodo sicuramente di crisi? Beh, insomma, il periodo di crisi è stato per tutto il cinema, diciamo, perché non c'erano le sale, perché il distanziamento e la chiusura soprattutto delle sale. Si sta uscendo con grandi sforzi, con grandi interventi, anche questo intervento, diciamo, pubblico del Ministero sull'estate cinematografica, con il prezzo a 3,50 euro, eccetera, secondo me è abbastanza importante e sta favorendo moltissimo il cinema americano, i blockbuster, eccetera. Naturalmente abbiamo, secondo me, poco prodotto italiano. Il prodotto italiano che abbiamo si è in qualche modo accumulato nei ritardi del Covid, eccetera. Non è che non sta uscendo tutto il meglio possibile per appassionare. Io punto molto però sulla la mostra del cinema, e quindi, diciamo, da settembre in poi, perché ci saranno grandi, probabilmente grandi titoli italiani.